22 febbraio 1980. Viene ucciso a Roma lo studente di autonomia operaia Valerio Verbano. Tre ragazzi armati e con il volto coperto fanno irruzione nel suo appartamento a Montesacro. Legano e imbavagliano i genitori, aspettando il rientro di Valerio, che in quel momento è ancora a scuola. Cinquanta minuti dopo, appena messo il piede in casa, lo studente viene ucciso con un solo colpo di pistola. L'omicidio di Valerio Verbano è uno dei grandi enigmi degli anni di piombo, rivendicato sia da destra che da sinistra, ancora oggi insoluto. Sono passati 25 anni dal 22.